Vorremmo chiudere, ecco, questo triage con una diagnosi e con una prognosi su economia e mercati finanziari. Andrea Rotti all'avvio ha ricordato alcune grandi sfide e anche negli interventi successivi si è molto sviluppato il confronto tra Asia e mondo occidentale. Sembra che l'Asia emerga dalle crisi più recenti, quella finanziaria del 2008 con il fallimento di Lehman Brothers, quella più attuale con il Covid, come un'area geografica meglio attrezzata per avere una stabilità e una crescita. Vorremmo, ecco, scavare al di sotto, dei dati, perlomeno per quello che riguarda, la parte economica e finanziaria, e, introdurre qualche dubbio. È vero che, soprattutto, la Cina, che è il leader di quel continente, ha avuto in questi anni, un trend di sviluppo impressionante. Parte della stabilità e parte della crescita, in Cina sono state ottenute con un forte aumento del debito che ormai è a livelli confrontabili con quelli che abbiamo in alcune nazioni europee e americane. Questo rischia un po' di ridurre i margini di libertà che il paese avrà in futuro per affrontare nuove crisi e quindi per le nostre scelte di investimento nella combinazione appunto tra gli investimenti verso il nuovo mondo, l'Oriente e quello in cui invece viviamo, dobbiamo mantenere questo equilibrio perché ci sono punti di forza e punti di debolezza in ciascuna delle aree e gli investimenti devono essere indirizzati in modo molto freddo, tenendo conto appunto di queste caratteristiche. Ovviamente ci tocca molto da vicino la situazione europea, è stata ricordata lungo tutto il nostro percorso. C'è stata, a nostro avviso, un'accelerazione, come è stato detto, per quello che riguarda il modo di stare insieme all'interno dell'Europa. E il Recovery Fund rappresenta sicuramente uno sviluppo particolarmente positivo che consente di dare maggiori prospettive al nostro continente anche nello scacchiere geopolitico, nell'equilibrio un po' tra gli Stati Uniti da un lato, la Cina dall'altro, con la Russia un po' come terzo incomodo. Recovery Fund e le iniziative che l'Europa più solidale, più coesa mette in campo sono ancora più importanti per i paesi più fragili, tra cui per certi versi l'Italia rientra, proprio perché all'interno di questo nuovo schema è possibile individuare un percorso difficile, faticoso, ma positivo per il nostro paese, quindi ricolleghiamoci a quello che è stato già ricordato, innovazione, ricerca e sviluppo. Un'Europa che tende a disgregarsi sarebbe un dramma, soprattutto per un paese che già presenta alcune fragilità come ad esempio l'Italia.